Siamo alla vigilia di un fine settimana nel quale avremo il Carnevale, la festa di San Valentino. In un paese nel quale i livelli di controllo sono ridotti a zero, è indispensabile che vi siano decisioni efficaci di contenimento degli assembramenti da parte del Ministero della Salute. Dobbiamo sapere che se in questi giorni avremo le strade e le piazze d'Italia nelle condizioni dello scorso fine settimana, dovremo aspettarci nelle settimane successive una vera e propria esplosione di contagi nel nostro paese. Riteniamo urgenti e indispensabili misure nazionali di prevenzione e contenimento. Lo dichiara in un comunicato stampa il governatore della Campania Vincenzo De Luca. Nella città di Agropoli il sindaco Adamo Coppola annuncia maggiori controlli anti-assembramento e invita i cittadini ad essere responsabili e a seguire le regole anticontagio. Dobbiamo tirare un sospiro di sollievo tutti, perché capisco che siamo quasi a un anno di pandemia sulle spalle, quindi certamente un po' di stress l'abbiamo tutti, dal primo cittadino fino a, diciamo, all'ultimo, siamo tutti quanti sotto stress, quindi è chiaro che se c'è una giornata di sole dove poter fare una passeggiata, in tanti hanno colto l'occasione di farla. E penso sia anche una bella cosa fare una passeggiata. Ora dobbiamo però valutare le situazioni caso per caso. È chiaro, se abbiamo il lungomare di Agropoli piuttosto che il porto, dove passeggiano le persone, per quanto numerose, distanziate con la mascherina, io credo che sia tutto il diritto per noi di poterci andare. È normale che dobbiamo evitare gli assembramenti, quindi dobbiamo stare attenti, lo faremo nei prossimi giorni, nei punti dove si possono gli assembramenti, davanti agli assembramenti, quindi davanti, che so io, le attività commerciali, davanti ai bar, davanti ai luoghi dove si possono incontrare. Si può creare maggior assembramento, lì saremo attenti a fare in modo che questo non avvenga, questo è chiaro, poi fa parte naturalmente anche della buona educazione di ognuno, che noi naturalmente cercheremo di controllare, ma mi voglio augurare, insomma, che ci sia da parte di ognuno il senso di responsabilità rispetto a questo atteggiamento. Il Carnevale, io non so se vi ricorderete, insomma, l'anno scorso il Carnevale è stato l'ultimo forse evento in città prima del Covid, quindi che l'abbiamo vissuto in maniera quasi spensierata, perché se ricordi la bella, in quei giorni ci furono già le prime contestazioni verso di me, perché dicevano che io dovevo non far svolgere quella manifestazione, questo avrebbe terminato il tremendo dei contatti. Fortunatamente questo non accadde, allora, quindi allora facevamo la scelta giusta, e come allora dicevamo, svolgiamo l'evento perché si può fare in sicurezza, questa volta diciamo, non abbiamo la certezza invece questa volta che le cose possono svolgere in sicurezza, quindi raccomando ognuno, sì, certamente a non perdere la giornata di sole e alla passeggiata, però di conservare distanziamento e mascherina che dovesse essere. Naturalmente questi giorni saranno controllati dai nostri militari, ma da tutte le forze dell'ordine con grande attenzione, per fare in modo che tutto questo non degeneri. Come il governatore diceva, così noi applicheremo in rapidissimo tutte le indicazioni, non solo quelle del Ministero, ma anche quelle che cercheremo di dare noi nei prossimi.